Una buona serata e ben ritrovati per l'edizione del nostro giornale in apertura alla cronaca. Hanno ordinato da bere, poi al momento di saldare il conto hanno pensato bene di estrarre la tessera del reddito di cittadinanza. Al rifiuto della barista hanno perso le staffe e l'hanno aggredita ripetutamente. Rincorsi dalla dipendente, si sono imbattuti una pattuglia della polizia municipale che, accortasi della situazione, è intervenuta per bloccare i fuggitivi. La coppia ha aggredito gli agenti e si era pure rifiutata di consegnare le proprie generalità. Per questo motivo le due persone sono state tratte in arresto. La circostanza e l'episodio poco edificante si è verificato a Trieste. Dall'estero adesso l'uragano Lorenzo si avvicina alla Gran Bretagna e, malgrado stia perdendo potenza, c'è allerta a Londra e nelle isole britanniche. La coda dell'uragano comunque potrebbe evitare Londra e deviare verso la Scozia, con venti fino a 100 km/h, con piogge e freddo, e come se non bastasse il maltempo, domani anche arriva al sud Italia con temperature che scenderanno di molto tra gli 8 ed i 10 gradi. Andiamo adesso ancora alla cronaca, stavolta ci spostiamo sul Gargano perché i carabinieri di Monte Sant'Angelo hanno posto i sigilli ad un bar per un provvedimento emesso dal questore di Foggia. Tra l'altro, i sigilli sono stati messi anche perché lo stesso era frequentato da esponenti della criminalità. E tra l'altro c'è anche da dire che già lo scorso marzo aveva dovuto chiudere i battenti per un analogo provvedimento. Per chi non lo sapesse, oggi è la giornata nazionale dei nonni, punto di riferimento di ogni famiglia italiana per affetto ed aiuto. Ed anche il comune di San Severo si è messo in evidenza con una serie di iniziative. Anna Ricciardi, Telecattolica. L'amministrazione comunale di San Severo, assessorati alle politiche sociali e alla cultura, in collaborazione con la consulta delle associazioni e numerosi sodalizi culturali cittadini, in occasione della festa dei nonni ha organizzato l'evento Nonni e Nipoti 2019. Abbiamo inteso celebrare anche quest'anno tale ricorrenza, dichiarano il sindaco Miglio e gli assessori Simona Venditti e Celeste Iacovino, grazie ad una perfetta sinergia con la consulta e le associazioni culturali di San Severo, dedicando ai nonni della città una ricca programmazione con numerosi eventi e manifestazioni socioculturali, finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei nonni e della loro importante figura all'interno della comunità, proprio per promuovere momenti di inclusione per la comunità e di valorizzazione della figura dei nonni attraverso opportunità di dialogo intergenerazionale. Il programma partirà mercoledì 2 ottobre con la celebrazione eucaristica presso la casa di riposo Masselli, canti e recite a seguire fino alla festa conclusiva presso il foyer del Teatro Comunale Verdi il 6 ottobre. Vi parliamo dall'Argo Mulini d'Amati a Cerignola nel Foggiano, dove questa sera ci sarà un'importante firma di un patto di collaborazione tra l'amministrazione comunale, potete già vedere le immagini, i residenti del quartiere insieme a Centro Diurno Agape, la cooperativa La Braccia, il Centro Sociale Evangelico, la Chiesa Valdese, la cooperativa Padre Pio. Si tratta di un'attività di valorizzazione di questo largo Mulini d'Amati che si trova praticamente a ridosso del centro storico della città di Cerignola. Abbiamo inquadrato la situazione elegante, questo aspetto. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Cerignola, assessorato alle politiche sociali nell'ambito di un laboratorio per la sussidiarietà. Va anche ricordato che saranno presenti tutti i protagonisti coinvolti, possiamo anche farvi vedere la sede dove c'è questo evento, il Centro Sociale Evangelico dell'Asilo Valdese. Abbiamo già in intravisto buona parte della struttura che accoglierà tutti i residenti. Vediamo di riuscire anche ad entrare un po', a farvi vedere in anteprima quello che abbiamo visto e che troveremo poi all'interno della stessa struttura.
una struttura bella per i bambini dove potranno fare attività ludica e anche ovviamente i giochi di quartiere. È un aspetto di questa valorizzazione molto interessante, potete vedere anche voi stessi le immagini, i disegni che sono stati fatti dai ragazzi. Su proposta della cooperativa Labraccio da parte di Pinuccio Giglio, che mi chiese di trovare il modo per instaurare un rapporto innanzitutto con i residenti di questo quartiere. Noi abbiamo utilizzato lo strumento che abbiamo a disposizione, che abbiamo adottato in Consiglio Comunale, l'ABSUS, laboratorio di sussidiarietà, che prevede l'utilizzo di beni comuni da parte dei cittadini di quella realtà. E abbiamo messo insieme la cooperativa Padre Pio, la cooperativa Labraccio, il centro evangelico, la chiesa valdese e i residenti del quartiere che con l'amministrazione comunale cercheranno di ridare vita a questo pezzo di città. L'obiettivo è questo, insieme cerchiamo di migliorare Cerignola. Io credo che stiamo sulla buona strada e in alcuni casi ci siamo riusciti, adesso proviamo questo nuovo esperimento. Come hanno accolto l'iniziativa i residenti, vice sindaco? Beh, dalla partecipazione direi benissimo. Mi hanno incalzato nelle scorse settimane proprio perché volevano velocizzare tutta la parte burocratica. Noi abbiamo fatto sì che oggi potesse essere veramente una bella giornata per questa parte di città e per tutta la città. In chiusura alla pagina sportiva, il calcio Champions League, seconda tranche della seconda giornata della fase a gironi in corso e la sfida tra Genk e Napoli con gli azzurri di Ancelotti a caccia del bis dopo la vittoria contro il Liverpool. Attesa poi per la sfida in cui sarà protagonista l'Inter ed il Barcellona. I nerazzurri di Antonio Conte, capolista del campionato italiano, cercheranno l'impresa al Nou Camp, ma non sarà semplice. Contro la Pulce che vorrà far rispettare l'imbattibilità interna. È tutto per l'edizione serale di Speciale News Web 24. Grazie per averci seguito. La nostra informazione torna come sempre domani mattina alle 9 con un nuovo giorno. Buon proseguimento di serata.